Per ribadire la forte presenza dello Stato atta a contrastare la recrudescenza degli episodi criminosi degli ultimi giorni, proseguono incessanti i capillari controlli della Polizia di Stato nei quartieri di San Batello, Gallina, Ravagnese, nonché nelle centralissime Piazza Garibaldi e Piazza Sant'Agostino. Nell'ambito dei servizi interforze previsti dal Focus 'Ndrangheta, nelle giornate del 4 e 5 aprile, oltre 150 uomini della Polizia di Stato hanno effettuato nei quartieri di San Batello, Gallina, Ravagnese, nonché in Piazza Garibaldi e Piazza Sant'Agostino di questo centro, numerosi controlli e perquisizioni nei confronti di pregiudicati inseriti in alcune delle più agguerrite cosche di 'Ndrangheta. E questo è il 34esimo blitz della Polizia di Stato nell'ambito della più ampia strategia operativa di aggressione ai sodalizi mafiosi elaborata in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, volta a contrastare la recrudescenza degli episodi criminosi, culminata nei noti fatti di sangue dei giorni scorsi aventi come teatro Gallina e San Batello. I servizi volti a contrastare le dinamiche criminali, soprattutto degli specifici contesti territoriali di San Batello e Gallina, hanno visto la cooperazione degli uomini dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l'impiego del reparto Prevenzione Crimine Calabria Meridionale di Siderno, delle unità cinofile della Polizia di Stato, nonché con l'ausilio tecnico del personale specializzato del Gabinetto regionale di polizia scientifica. In particolare sono stati sottoposti a controllo 272 persone e 173 veicoli, effettuati 35 posti di blocco. Sono state altresì effettuate 8 perquisizioni personali e domiciliari, anche alla ricerca di armi, elevati 8 verbali per infrazione al codice della strada, uno dei quali ha comportato il sequestro amministrativo di un ciclomotore. I controlli hanno interessato anche 7 avventori di un locale della ristorazione situato in piazza Garibaldi. L'efficace dispositivo di sicurezza dispiegato dal questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi proseguirà in altre località ritenute ad alta densità mafiosa anche nei prossimi giorni.